Buonasera, benvenuti a Pronto Telenova. Come sapete, tutti i giovedì spazio dedicato alla salute e questa sera abbiamo la dottoressa Anna Carla Pozzi, buonasera. Buonasera. Medico di famiglia che è qui per rispondere alle, diciamo, alle questioni più frequenti che accadono d'estate, no? Con questa calura che ormai ci sta un po' soffocando, quello da cui vorrei partire è proprio il colpo di calore. Intanto, come lo riconosciamo? Beh, il colpo di calore si riconosce perché insorge cefalea, malessere generale, sensazione di svenimento, sudorazione profusa. Quindi dobbiamo cercare di evitarlo, non di farcelo venire. Quindi, sì, esatto, questi sono i sintomi quando già viene, però la ricetta vera è come prevenirlo. Esatto. E allora non esporsi direttamente al sole per tanto tempo. Quando ci esponiamo dobbiamo mettere un cappello che ci protegga. Dobbiamo bere tanta acqua. Ecco, bere quanta acqua? Perché anche lì, cioè io giro con una bottiglietta, ma una persona adulta quanto ho? Un litro e mezzo, due? Ma anche un litro e mezzo, due, sì. Se poi ci si è esposte ad alte temperature, teniamo conto che sudiamo, col sudore perdiamo liquidi, per cui dobbiamo reintegrarli. Quindi magari d'estate anche 2 litri possono andare bene. Poi ricordiamoci che comunque l'acqua la assumiamo anche dagli elementi, tipo per esempio frutta e verdura, che è bene mangiare in abbondanza quando ci sono questi caldi così importanti. Ok, ma il colpo di calore può venire anche se sei a casa o solo se sei all'aperto, cioè no, sotto il sole? Difficile che venga a casa. Okay. A casa si consiglia sempre magari di tenere le tapparelle abbassate in modo tale che non entri troppo caldo. Se non abbiamo l'aria condizionata, di tenere le finestre aperte che faccia un minimo di corrente, che muovano un po' l'aria. I ventilatori, perché il ventilatore ce l'abbiamo tutti, no? Esatto. E quindi è molto difficile che a casa possa venire. E poi ricordiamoci di bere, perché soprattutto nelle persone anziane il senso della sete viene perso, per cui non sentono la voglia di bere e intanto si disidratano. Quindi dobbiamo sempre cercare di ricordare agli anziani di bere. Sì, perché è vero, se non hai sete è difficile, no? Bisogna ricordare, ma anche chi non è anziano, no? Io mi metto le bottigliette sulla scrivania, perché se no non mi viene. Questo è un consiglio che possiamo dare. Sì. Mettetevi dei bicchieroni d'acqua dove state, se siete sul divano ve lo mettete di fianco, così non dovete alzarvi dal frigorifero. Esatto, ma magari mettere dentro nel litro di acqua una bustina di magnesio, potassio, di ottimo, certo. Questi integratori, in modo tale che l'acqua assume un pochino di sapore, ci fa piacere berla e quindi ci ricordiamo più volentieri di berla. Allora, questo per la prevenzione. Abbiamo detto che però se arriva sono vertigini, abbiamo detto? Vertigini, cefalea, sensazione di svenimento, sudorazione profusa, quindi dobbiamo mettere immediatamente il soggetto all'ombra, ovviamente, con le gambe alzate e cercare di buttargli addosso dell'acqua fredda per raffreddare il corpo, perché il corpo aumenta la sua temperatura. Va bene, ok. Quindi io pensavo erroneamente a questo punto che potesse venire anche all'ombra solo per le temperature alte, invece tu mi stai dicendo che deve esserci il sole. No, può venire anche all'ombra se c'è la temperatura alta. Altissima, molto più difficile. È molto più difficile, molto esatto. Diciamo che il classico colpo di calore se sei sotto il sole. Il classico colpo di calore è quello che si piglia in spiaggia quando ci si espone per troppe ore al sole. Ok, va bene, quindi questo è, che poi dopo sappiamo che anche per la pelle, per il melanoma, non bisogna stare troppo a prendere il sole, quindi in ogni caso evitiamo di stare troppo tempo a prendere il sole. Senti, l'altra cosa che accade sempre d'estate sono le punture di insetti. Sì. Allora, vediamo anche qui, ci sono tanti spray in commercio che tu consigli di usarli, di cosa fare per prevenire, e poi quando ti pungono cosa fare. Ma dunque, ci sono degli spray repellenti che possono servire sicuramente per evitare. Dobbiamo anche differenziare che tipi di insetti ci pungono, perché certo. Possiamo passare dalle
le zanzare, che effettivamente sono fastidiose, però generalmente più del classico ponfo pruriginoso non fanno, fino ad arrivare alle punture delle vespe, sì, che possono essere pericolose, perché se uno è particolarmente allergico al veleno delle vespe può sviluppare anche uno shock anafilattico. Qua ci scrive Maria che dice: sì, mi hanno consigliato di girare sempre con il cortisone in borsa proprio per la puntura delle vespe, è vero questo? Beh, se è particolarmente allergica direi proprio di sì, perché quindi non per tutti diventa, io non consiglio tutti, appunto, di non lo so, lei non lo specifica, io non giro col cortisone, no, nemmeno io, devo dire, però si può sicuramente, in un soggetto particolarmente allergico il cortisone può diventare un salvavita a quel punto, perché se si viene punti da una vespa, da un calabrone, da questi animali un pochino più che hanno più veleno rispetto, sì, alla comune zanzara, è bene intervenire subito, perché se si sente che si gonfia la gola, cioè il segno di essere allergici, che ti senti gonfiare la gola, il segno di essere allergico è il ponfo che viene fuori, che può essere pruriginoso, sì, può degenerare sviluppando il cosiddetto shock anafilattico, che è appunto incomincia a gonfiare e a stringere la gola e il soggetto non riesce più a respirare. Allora a quel punto l'unico modo per salvare il soggetto è fargli un'iniezione di cortisone e chiamare immediatamente i soccorsi. E quindi in quel caso lì appunto bisogna chiamare subito, sì, l'ambulanza. E ci sono anche delle infezioni cutanee a prescindere dalle punture d'insetto che possono, sì, avvenire d'estate? Sì, d'estate, se noi ci grattiamo involontariamente la puntura d'insetto perché ci fa prurito, magari abbiamo la mano che non è pulitissima, e quindi possiamo far entrare nella ferita qualche piccolo germe che può sviluppare un po' di infezione, quindi può sviluppare la presenza di un pus, mamma mia, sì, e può infettarsi. Allora a quel punto si consiglia di andare dal proprio medico curante, che farà una corretta disinfezione della ferita e la tratterà nel modo adeguato, e bisogna capire se è il caso di prendere antibiotici per bocca oppure no, però questo non fatelo mai di testa vostra, perché cioè di prendere gli antibiotici, esatto, da soli assolutamente no, perché gli antibiotici vanno usati poco e solo su stretta indicazione medica, sì, perché altrimenti si possono sviluppare delle sensibilizzazioni, delle resistenze all'antibiotico, e poi quando l'abbiamo veramente bisogno potrebbe non funzionare più. Quello appunto un altro capitolo importante, quello, sì, dell'abuso degli antibiotici. Esatto. Nino ci scrive: io uso l'ammoniaca dopo le punture d'insetto. Sì, era il rimedio della nonna, sì, questo dell'ammoniaca. Comunque vendono in commercio. E vendono quelle, io le chiamo le penne, che sono questi, sì, stick, esatto, che tu ti spalmi sulla puntura, in effetti passa subito. Sì, passa subito, è vero. Però ci sono quelli all'ammoniaca, ma adesso li fanno anche green, che sono naturali, senza ammoniaca, certo. Devo dire, io ho quello green in borsetta e devo, sì, dire che funziona, sì, funziona, sì, lo stesso, sì, quindi questo è un consiglio nei casi lievi sicuramente è un consiglio che possiamo dare, che fa passare immediatamente il prurito e la sensazione di fastidio. Esatto, perché dici nei casi lievi? Perché nel caso dello shock anafilattico, ah beh, no, poco, sì, però insomma noi cerchiamo di pensare cerchiamo ai casi di pensare alle cose più, ecco, no, perché se non abbiamo la maniaca dopo, è vero, se c'è troppo prurito e poi ci mettiamo a grattarci troppo, come hai detto tu, può venire anche l'infezione cutanea, esatto, quindi quello è, va bene. L'altra cosa che viene d'estate spesso sono le gastroenteriti, che ce, sì, ne sono anche in giro un po' anche adesso. Perché viene e come la riconosciamo? Ma la gastroenterite la riconosciamo perché insorge dolore addominale accompagnata da nausea, vomito e diarrea. Ok, quindi stomaco e intestino che si rivoltano. Sì, che si rivoltano. Possono essere varie le cause. D'estate è più facile mangiare dei cibi che magari stanno sviluppando dei batteri all'interno.
magari mal conservati o cose di questo tipo, ed estate è più facile perché appunto ci sono alte temperature e quindi dobbiamo stare attenti a consumare sempre cibi molto freschi, controllare le date di scadenza sulle confezioni e attenzione a quelle aperte e mantenute nel frigo, attenzione a consumarle subito oppure a buttarle via perché potrebbero sviluppare dei germi all'interno. Quindi il cibo scaduto, ma Esatto. non credo che tutti quelli che hanno la gastroenterite ce l'hanno perché mangiano il cibo scaduto. È virale, cioè come si No, può essere trasmette? anche virale e quindi si può trasmettere come un normale virus ed estate col caldo si trasmette molto più facilmente. Ok. D'inverno è più difficile. Quindi è una malattia estiva, è Sì, corretto? è più estiva che invernale. E poi abbiamo tutte le gastroenterite del viaggiatore, cioè Ecco, esatto, parliamo adesso di è il quelle. tempo dei viaggi all'estero, quindi non lo so, mi viene in mente il Medio Oriente, l'Egitto, la Tunisia, il Marocco, Sì. dove anche nell'acqua ci sono dei germi e noi non siamo abituati, non siamo immunizzati a questi germi e quindi bisogna Perché non sono del perché. nostro, delle nostre parti, diciamo Esatto, così. esatto. E quindi dobbiamo stare molto attenti a consumare sempre solo l'acqua in bottiglia stappata davanti ai nostri occhi, a evitare verdure crude perché sono lavate con l'acqua del posto, quindi cercare di mangiare cibi cotti e a sbucciare la frutta, proprio per evitare C'è questo. chi compra l'acqua minerale per lavare la frutta, però ce ne devi averne tanta. Sì, ne deve avere tanta. No, perché In quella sarebbe una soluzione, no? Ma se noi la sbucciamo, magari Se la sbucciamo è possiamo. E magari sufficiente. evitiamo di mangiare l'uva, visto che è impossibile No, beh, sbucciare sbucciarsi. l'uva no, Ecco, esatto. però insomma, la banana la Però sbucciamo, va l'insalata bene. no, ecco. L'insalata è meglio evitare. Io suggerisco di non consumarla. Ci sono altri cibi che si possono consumare, quindi. Mai Ah, bere l'acqua del e poi rubinetto. attenzione alle bibite contenenti ghiaccio, perché il ghiaccio è fatto con l'acqua del Ah, rubinetto. certo, se ti forniscono una caraffa col tè con ghiacciato, no. Esatto, non ci deve essere dentro il ghiaccio perché il ghiaccio è fatto con l'acqua del posto, Quella è l'altra quindi dobbiamo cosa. stare molto Quindi attenti a la queste cose. verdura, l'insalata, la verdura no. Sai, anche le bibite che ti. Se ti danno una bibita già versata, io non mi fido. No, stappata davanti ai nostri occhi. Ecco, Sì. esatto, Sì, in quei quello. posti è meglio, ma non perché ci sia poca igiene, ma perché noi non abbiamo gli anticorpi per combattere i germi che Cioè, hanno chi abita lì loro. ce li ha. Ok. Chi abita lì ce li ha, certo, perché è nato lì, abita lì. Così come ci sono delle persone che quando vengono in Italia stanno male, che sono straniere, stanno male proprio perché Perché non non sono hanno. abituate ai Esatto, nostri. esatto. Buonasera, sono Yolanda, sono incinta. Volevo chiedere alla dottoressa se la verdura va lavata con il bicarbonato o con la mucchina, visto che parliamo di verdure. Beh, Per la toxoplasmosi, in presumo. gravidanza sarebbe meglio lavarla con del bicarbonato, poi sciacquarla molto bene, sì. Non è necessaria la mucchina, è No, sufficiente direi il la mucchina, no, bicarbonato. è sufficiente il bicarbonato, secondo me. Quindi il bicarbonato, anche lì, tutta la verdura, l'insalata, ma anche la frutta. Però Sì, anche se la la frutta. facciamo cotta non c'è Se la bisogno di facciamo lavare. cotta non c'è bisogno, se la sbucciamo non c'è Ah, anche bisogno. se la sbucciamo non c'è bisogno di lavarla, no? Cioè, io una sciacquata si dà Sì. e poi la si sbuccia e quindi siamo tranquilli. Ok, comunque è sufficiente il bicarbonato, cara Sì. Yolanda, non c'è bisogno della mucchina, no? Perché anche lì ci sono i medici più oltranzisti, no? Che invece con no, la mucchina o niente, invece. Bisogna stare attenti, in gravidanza non si possono mangiare insaccati, soprattutto se abbiamo il test della toxoplasmosi negativo, Sì. perché contrarre la toxoplasmosi in gravidanza può essere rischioso per il bambino, Sì. mentre contrarla nella nostra attività di tutti i giorni non ci accorgiamo No, noi se la neanche. facciamo noi non ci cambia niente, Esatto, però non una ci donna cambia niente, incinta sì. è meglio che non ce E quindi è l'abbia. per questo che si prendono tutte queste precauzioni, per evitare. Va bene, allora ci fermiamo qualche istante lì nella regia e poi altre questioni estive e non solo con la dottoressa Pozzi. A tra poco. Allora, siamo sempre in diretta con la dottoressa Anna Carla Pozzi, medico di famiglia. Stiamo parlando un po' delle
patologie che ricorrono più frequentemente d'estate. Vi ricordo che potete chiamarci 0243 433 4434, oppure mandarci i vostri messaggi, come già state facendo, al 335 57 54 525. Allora, visto che abbiamo parlato di come lavare la frutta, la verdura, la diarrea del viaggiatore, eccetera, diamo qualche consiglio in generale sull'alimentazione estiva. Quando fa caldo, cosa è meglio evitare di mangiare, cosa è meglio mangiare? Beh, l'alimentazione estiva deve essere molto leggera, perché i cibi pesanti vengono digeriti male, anche perché ricordiamoci che quando avviene la digestione, il parte del sangue che abbiamo nel nostro corpo viene richiamato allo stomaco, sì, per cui per permettere la digestione, e quindi viene tolto magari dal cervello o dagli altri settori del corpo. Quindi si concentra lì, deve andare lì. Si concentra lì, deve andare lì per fare la digestione. Chiaramente, se abbiamo mangiato molto pesante, un malore può essere molto più facile durante la stagione estiva che non durante la stagione invernale. Quindi il suggerimento è mangiare piccoli pasti, magari se vogliamo mangiare un pochino più spesso, ma poco, e molto leggero, molto fresco, molta frutta, molta verdura. E poi del formaggio. Togliamo i cibi, diciamo, i cibi nemici dell'estate. I cibi nemici dell'estate sono la carne, ad esempio, innanzitutto d'estate. I cibi caldi. Ok. Quindi è meglio qualcosa di fresco. Quindi verdura meglio cruda che cotta? La verdura, se piace cruda, va benissimo, oppure okay, cotta, magari consumata a temperatura ambiente, non so, anche un bel minestrone può andar bene, ma se lo facciamo, sì, non lo facciamo bollente, raffreddare, ecco, non lo facciamo, sì, bollente, sì, perché contiene comunque liquidi, che è il brodo, contiene verdura, quindi va benissimo. La carne io la eviterei, oppure magari una bella grigliata, in modo tale che tutto il grasso della carne va via e quindi la mangiamo magra. Quindi la carne un paio di volte alla settimana, ma magra. Poi pesce meglio, pesce molto meglio, sì, fatto ai ferri, ovviamente non fritto. Le fritture magari non vanno bene, ma le fritture non vanno bene neanche d'inverno, esatto. Perché se noi facciamo questa puntata a Natale, tu mi dici che le fritture non vanno bene neanche a Natale, esatto, però è ancora peggio d'estate, sì. Formaggi magri, quindi vanno bene, perché sono belli freschi. Gli insaccati, quindi il primo sale, il quartirolo, il primo sale, la ricotta. Il quartirolo, la crescenza, insomma, cose, evitare formaggi fermentati, ma questo lo dico anche d'inverno, perché sì, comunque i formaggi, ricordiamoci che aumentano il colesterolo, sì, perché anche il formaggio più magro, per esempio la mozzarella, contiene il 30% di grassi, quindi il formaggio è comunque un cibo grasso. Tra grana e parmigiano cos'è più leggero? Secondo me sono lì. Ecco, ed estate li mangiamo oppure no? Beh, d'estate, se vogliamo dare una spolverata sopra la pasta, come si fa a dire di come no? Come si fa a dire di no, certo. Però, insomma, sono molto importanti anche i quantitativi e la frequenza. Il suggerimento è di mangiare massimo due pasti di formaggio leggero alla settimana. Quindi due volte la carne, due volte il formaggio, esatto, e il resto pesce e legumi. Il resto pesce, legumi, anche il prosciutto e la bresaola. Prosciutto privato del grasso visibile, sì, sì, certo, e la bresaola. Magari evitiamo il salame, la coppa, la mortadella, sono cibi tanto buoni, però sono ricchi di grassi, quindi sarebbero sempre da evitare, ma in estate è ancora meglio. Sì, poi fanno caldo anche fanno solo caldo, a vederli, sì, secondo sì, me, sì, no? Poi soprattutto in queste giornate che fa così caldo. Sì. Sì. Senti, a proposito di caldo, invece mi sta venendo in mente, noi stiamo bene qui perché c'è l'aria condizionata, sì, però ecco, diamo anche qualche consiglio sull'aria condizionata, quanti gradi tenerla in casa, gli sbalzi di temperatura per, sì, evitare il colpo d'aria? Dobbiamo stare molto attenti agli sbalzi di temperatura, in casa potremo tenerla anche a 24 gradi. Ah, fino a 24? 22, 24. Ah, no, io penso che lo tengo a 25, di più freddo io meno di 25. Ovviamente bisogna vedere
personalizzarla come in tutte sì, le cose. Sì, però tu fino a 24-23. Se io ho freddo a 22 gradi la terrò a 25, se sì. invece ho molto caldo e sudo a 25 la abbasserò. Poi le famiglie litigano dipende, però. Dipende, sì, poi le famiglie litigano. Però ma soprattutto marito e moglie. Dipende molto dalla termoregolazione di ognuno di noi. Certo. Se c'è in casa una persona anziana magari tenderemo a tenerla un attimino più alta la temperatura rispetto e poi soprattutto quando usciamo oppure quando entriamo in un ambiente con aria condizionata è bene coprirci e poi ci scopriremo dopo quando ci siamo ambientati perché il colpo di freddo lo possiamo prendere se c'è uno sbalzo così e poi stare attenti che il condizionatore non picchi da qualche parte del nostro corpo. Stamattina per esempio ero in un posto dove avevo il condizionatore che mi picchiava dritto perché sulla cervicale, esatto, quindi mi sono spostata ovviamente perché altrimenti mi sarebbe venuto l'attacco di cervicale e sono cose abbastanza frequenti che possono succedere, però con un minimo di accortezza si possono evitare. Ma quello che non ho capito è, noi dobbiamo evitare gli sbalzi di temperatura o dobbiamo evitare l'aria troppo fredda del condizionatore? Entrambe le cose, l'aria troppo fredda del condizionatore, se io tengo la temperatura a 17 gradi magari anche no. Sì, vabbè, 17, un Highlander. Per cui, esatto, secondo le nostre necessità ma evitando di tenerla troppo fredda. E poi evitare gli sbalzi di temperatura. Quello anche quindi, va consigliato. Quando usciremo da questo locale dovremmo ambientarci un attimino alla temperatura fuori. Non mi metto subito a fare una corsa perché altrimenti sto male. Sì, comunque portarsi una buona norma quando si va nei locali, ma anche nei negozi, sì. Buona norma portarsi uno scialletto, un golfino per un uomo, qualcosa. Sì, il cosiddetto abbigliamento a cipolla. Sì, anche d'estate. Aiuta sempre moltissimo, sì, anche d'estate, anche perché, non so, se siamo in montagna, per esempio, magari mi scoppia da un momento all'altro, da che c'è caldo, scoppia il temporale, quindi la temperatura si abbassa anche di 10 gradi e quindi devo potermi coprire se sono in giro. Quindi in macchina, questi sono i consigli del buon senso. Sì, esatto. Questo è un buon senso. Senti, l'ultima cosa che volevo affrontare con te è quella di quello che resta del Covid, no? Prima dicevamo a telecamere spente ci ricordiamo, no, del periodo del Covid, il periodo drammatico che abbiamo vissuto. Adesso siamo fuori da quel periodo, però ci sono ancora tanti casi di Covid, soprattutto in questa stagione. In questo periodo sto vedendo molte persone che hanno proprio i sintomi leggeri del Covid, tipo raffreddore, tosse, mal di gola. Ma che sono gli stessi dell'influenza? Che sono gli stessi dell'influenza, però di solito d'estate l'influenza non ce l'abbiamo mai. Ecco, e invece vedi, quest'anno abbiamo tanti casi. Non sappiamo se sono Covid o no perché le persone si rifiutano di fare il tampone e non ne possiamo più e lo so che non se ne può più, però è importante per noi medici fare una diagnosi differenziale. Questo io l'ho chiesto prima ma voglio che lo dica anche a voi. Allora facciamo il caso che io domani ho la febbre, mal di gola, sto facendo segni scaramantici da tutte le parti, la febbre, mal di gola, la tosse, sono costipata, sto male, ok. Devo fare il tampone, sì o no? Io lo suggerisco sempre di fare il tampone. Ok, lo faccio e vengo positiva. Ai cosa fini della terapia non cambia nulla. Ah, perché in un soggetto sano, giovane, non darò certo dei farmaci antivirali e quindi gli darò la tachipirina, darò dei sintomatici per affrontare questa cosa. Ok, quindi a cosa serve sapere che ho fatto il Covid? Serve per vedere quante persone hanno il Covid, perché percentualmente a me come medico interessa sapere quante persone, anche perché la persona giovane che piglia il Covid la porta a casa al soggetto anziano, ammalato, pluripatologico, che è più fragile e che quindi io ho bisogno di capire. L'altra cosa che posso indicare, se io so che è positivo al Covid, inviterò il soggetto a mettersi la mascherina. Quindi per proteggere i fragili. Proteggere i fragili soprattutto. Quindi il concetto è questo. E poi per iniziare la terapia antivirale sul fragile nel momento in cui viene ci fosse contagiato. Il tampone positivo, sì. C'è una telefonata, pronto? Pronto?
Sì, buonasera, sono Alberto. Buonasera. Vorrei dire alla dottoressa che tanto neanche i subumani non si vaccinano più, hanno capito l'inganno. Grazie. Buonasera. Allora, io i Novax preferirei che non chiamassero, nel senso che i subumani, quelli tutti noi che ci siamo vaccinati, non ci piace essere definiti così, no? No, non mi piace assolutamente, anche perché è di A me questi ha giorni. vaccinato la dottoressa. Sì, è Uno dei vero. tre me l'ha fatto lei, quindi. Io sono alla quinta dose, Tu per ne... cui Eh sì, perché sì, il medico. perché io sono più a rischio. No, perché anche di questi giorni la notizia di un medico Ah sì, Novax certo. che ha pensato bene di fare i prelievi di sangue, di fare delle autotrasfusioni e sembra che abbia disseminato l'epatite C in questi poveri pazienti che sono andati in fiducia e che sono finiti Perché all'ospedale. una delle terapie dei Novax era quella della Esatto, per trasfusione. cui Vabbè. insomma io rifiuto qualsiasi accusa anche perché Abbiamo visto morire tanta abbiamo gente. visto morire tanta gente, troppa gente, abbiamo visto delle terapie che non erano adeguate. Esatto. E per fortuna il Covid è stato debellato, per fortuna ci sono stati i vaccini e Esatto, speriamo di non affrontare più. avremmo avuto molti più morti se non ci fossero stati i vaccini, perché l'ultima epidemia prima del Covid fu la famosa Eh spagnola sì. del 1915 e dissero che fece più vittime la spagnola Della guerra. della guerra e allora non c'era la fortuna di avere vaccini. Questa volta col Covid abbiamo avuto sicuramente meno L'ultima, vittime. chiedo scusa, rubo 2 minuti. L'ultima telefonata velocissima, pronto? Pronto? Volevo dire che tanto non si vaccina più Basta, nessuno, grazie. Basta, ecco. fine, chiudiamo. Va bene, devo chiudere. Grazie, Grazie grazie alla a voi. dottoressa Pozzi, ci vediamo ancora. Adesso la chiesa nella città, arrivederci.